Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, il punto sulla situazione in Campania. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla attraverso Facebook ai suoi concittadini, chiede massimo rigore in un momento complesso della pandemia. Abbiamo in Campania anche oggi 355 positivi. La grandissima parte di questi positivi sono asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento delle presenze negli ospedali. Questo ci dà un po' di serenità. Raggiungiamo oggi 3 milioni di cittadini immunizzati in Campania, cioè cittadini che hanno fatto la doppia dose. Dobbiamo arrivare a 4 milioni e 200 mila cittadini immunizzati e quindi dobbiamo continuare con tenacia la campagna di vaccinazione fino a ottobre. Due argomenti che si sono discussi in relazione al Covid. La green card, noi siamo appassionati di termini inglesi, la carta di certificazione, la certificazione della vaccinazione. Una delle cose più stupide a cui io abbia assistito sono le manifestazioni contro la Green Card, contro il certificato di vaccinazione. Ho visto immagini di cartelli sollevati dai parlamentari di Fratelli d'Italia, no Green Pass. Che significa? Che significa? Facciamo un esempio concreto che riguarda i ristoratori. Il governo sta decidendo, se lo fa, fa una cosa seria. Che per andare al ristorante bisogna avere il certificato di vaccinazione. Beh, secondo voi questa cosa danneggia o favorisce l'attività economica dei ristoratori? Mi pare del tutto evidente che questo favorisce l'apertura dei ristoranti e la maggiore presenza di cittadini nei ristoranti. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate con la doppia dose, porto al ristorante la famiglia, vado a cena, faccio la festa di compleanno, sto tranquillo. Il ristoratore lavora, il ristorante non è costretto a chiudere. Se non abbiamo questa decisione, a fine agosto, dopo i gavazzamenti agostani e ferragostani, noi rischiamo di dover richiudere tutto. Ci vuole tanto per capire che una misura come quella del Green Card è un aiuto a tenere aperte le attività economiche, non un danno. Meno male che negli ultimi giorni, al di là di qualche campagna mediatica che incoraggiava le manifestazioni di piazza, nelle piazze abbiamo trovato poche persone. In qualche caso non ci è andato nessuno a conferma che la ragione comincia ad essere prevalente sulla stupidità e sulla demagogia politica. Abbiamo un livello altissimo di vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, in Campania in modo particolare siamo all'avanguardia. Dobbiamo sapere che se vogliamo, come dobbiamo, aprire tutte le scuole con gli studenti presenti, dobbiamo completare la campagna di vaccinazione al di sotto dei 18 anni. Se vogliamo evitare di tornare alla didattica a distanza, dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca. Siamo in collegamento con Giuseppina Tommaselli, medico di base, componente dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Campania. Salve dottoressa, grazie per essere con noi nuovamente in collegamento. Bentrovata. Grazie, grazie sempre a Televomero per l'opportunità che dà a noi di dialogare e di diffondere notizie. Certo, vorremmo diffondere notizie buone, notizie confortanti, invece cresce la preoccupazione per l'avanzamento della variante Delta che diventa predominante anche in Italia. O al momento però dobbiamo tranquillizzare chi ci ascolta, la situazione è sotto controllo dal punto di vista dei ricoveri. Vero, dottoressa?
Assolutamente sì, c'è ovviamente un trend alla crescita sia del dei ricoveri ordinari, diciamo, dei ricoveri in area medica, sia del numero delle terapie intensive, anche se in percentuale ovviamente la crescita è minima. Però rispetto ai positivi il numero di posti occupati in terapia intensiva, insomma, è minimo rispetto ai numeri ovviamente a cui eravamo abituati con la prima e la seconda e la terza ondata. Dottoressa, cosa è emerso dall'ultima riunione dell'unità di crisi? Quali sono le misure che sono state prese per gestire questo difficile momento? In linea di massima il monitoraggio è stato consigliato ovviamente di implementare in tutti i modi la vaccinazione, tant'è che questo poi di fatto sta accadendo perché i nostri hub a Napoli continuano ad essere frequentati, ma anche i nostri studi di medicina generale c'è di fatto una ripresa, sicuramente molto è effetto Green Pass, ma che ben venga perché è assolutamente necessario, quindi un'attenzione sempre continua al tracciamento. Ricordo che la Regione Campania è quella che traccia di più, che sequenzia di più, quindi tracciamento e sequenziamento per isolare le varianti, quindi abbiamo una grande attenzione per il sequenziamento con l'Istituto Zooprofilattico, con il TIGEM eccetera, abbiamo quindi la situazione abbastanza sotto controllo. Allora dottoressa, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e buone vacanze, noi riprenderemo con la nostra informazione a settembre, naturalmente ci collegheremo nella speranza che potremo dare ai nostri telespettatori solo buone notizie. Arrivederci dottoressa. Grazie, buone vacanze a tutti. Camorra ha sequestrato i beni per oltre 1 milione di euro alla famiglia Giordano, un'operazione della Guardia di Finanza. Una confisca di beni del valore di quasi 1,5 milioni di euro è stata effettuata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli dopo indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti delle figlie del defunto Ciro Giordano. L'uomo avrebbe avuto un ruolo importante nello scenario criminale campano, in quanto già dagli anni Ottanta avrebbe gestito le somme di denaro delle maggiori organizzazioni camorristiche utilizzando i propri conti personali. Le indagini hanno permesso di accertare che in poco tempo i conti di Giordano si sono arricchiti di oltre 6 miliardi di vecchie lire. È stato poi rilevata anche l'emissione di assegni per importi molto alti a favore di esponenti di spicco di clan della Camorra come Angelo Nuvoletta, Lorenzo Nuvoletta, Pupetta Maresca, Pasquale Zazza, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza. Il legame con i maggiori sodalizi criminali campani, con i clan dei Casalesi, dei Contini ed altre organizzazioni criminali della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, se da un lato gli avrebbe consentito di gestire enormi somme di denaro destinate all'usura e al riciclaggio, dall'altro sarebbe risultato deleterio per la famiglia Giordano, raggiunta nel periodo dal 1987 al 2001 da diversi sequestri, uno dei quali consentì la confisca di oltre 30 miliardi di lire custodite in banche italiane e svizzere. Le confische di oggi sono giunte al termine di attività investigative che hanno determinato diversi provvedimenti cautelari a carico di persone molto vicine a Giordano, spingendolo a spogliarsi formalmente delle ricchezze successivamente intestate alle figlie sotto forma di investimenti e di polizze. Difficile momento per il mondo del lavoro, in piazza i metalmeccanici. Proseguono in tutto il paese gli scioperi delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici nell'ambito della mobilitazione, indetta a livello nazionale, dal titolo Il lavoro non si tocca. In Campania in particolare si sono fermate le aziende metalmeccaniche a Napoli, a Benevento, a Caserta e a Salerno. Nell'occasione la segretaria generale della FIOM CGL, Francesca Re David, è intervenuta a Napoli all'Assemblea Unitaria delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Whirlpool, in presidio permanente allo stabilimento di Via Argine.
Diciamo che i metalmeccanici Finfiamu Uilm hanno dichiarato 2 ore di sciopero nazionale di tutta la categoria, oggi è l'ultimo giorno. Gli scioperi stanno andando molto bene in tutta Italia, in tutti i settori, e questo naturalmente è una cosa molto importante. Gli scioperi sono nati intorno alle grandi vertenze. La Whirlpool è la più antica di queste vertenze. Cioè, noi abbiamo delle crisi e tanti tavoli al Ministero perché i lavoratori hanno impedito la chiusura delle fabbriche. E la Whirlpool era stata la prima a dare questo esempio con grandissima forza. I lavoratori insieme al sindacato dei metalmeccanici non ci sono stati alla diktat della multinazionale, si sono rifiutati di trattare la chiusura della fabbrica, sono ancora qui. La Whirlpool è stata la prima multinazionale che ha approfittato dello sblocco dei licenziamenti voluto dal governo nell'industria e ha mandato subito le lettere. A lei sono seguiti altri fondi. Bisogna capire se questo governo e questo Stato intende far fare la propria politica industriale alle multinazionali e far decidere alle multinazionali come si usano i soldi del PNRR. Il segretario della Whirlpool Campania, Antonello Accurso, e Biagio Trapani, segretario generale della FIM CISL di Napoli. Sono 2 anni che la Whirlpool vuole chiudere nonostante abbia preso altri impegni a livello di accordi istituzionali e i governi che si sono alternati dicono che non hanno strumenti invece di dotarsi. Questo sciopero vuole dire è arrivato il momento che vi dotate degli strumenti e che non trovate più scuse per non affrontare le crisi. Noi avevamo chiesto il blocco dei licenziamenti perché avevamo il sentore che sbloccando succedeva quello che è successo. E mettendo mano libera alle multinazionali è chiaro che le multinazionali fanno ciò che vogliono. Quindi le rivendicazioni che il nostro volantino di oggi vanno avanti sono proprio le rivendicazioni di questo sito, della Whirlpool. No? Siamo in collegamento con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve comandante, ben trovato come ogni venerdì. Salve, ben trovato a tutti voi. Faccio una domanda che ci hanno rivolto tantissimi telespettatori, perché chiaramente qualsiasi cosa accade uno pretende che la Polizia Municipale possa intervenire. La scorsa settimana c'era il divieto di balneazione a Napoli, invece nonostante il divieto le persone allegramente si sono tuffate in acqua. Il problema, la Polizia Municipale può arrivare fino a un certo punto perché esiste poi esistono delle regole giuridiche oltre le quali non è possibile andare, giusto? Sì, la ringrazio molto di questa domanda perché pure io sono stato contattato in prossimità. L'ordinanza non prevedeva il divieto delle cure elioterapiche. Quando è capitato in passato questa possibilità, cioè quella di non poter nemmeno scendere sulla spiaggia e sugli scogli per prendere il sole, noi predisponavamo un servizio agli imbucchi per evitare che le persone poi scendessero su spiaggia. In questa circostanza invece sulla spiaggia, sugli scogli si poteva andare a prendere il sole, era vietato bagnarsi in acqua. Noi in acqua non possiamo intervenire sugli scogli, sulla spiaggia, è un ambito demaniale in cui la polizia locale non è competente, rischiava di fare dei verbali che possono essere per cui si può fare un ricorso, si può vincere e si determina un danno erariale. Quindi abbiamo fatto dei controlli sicuramente sulle strade che portavano al mare, ma non abbiamo potuto applicare un divieto. Toccava ovviamente in queste circostanze, quando capita che dobbiamo fare interventi di questo tipo, noi li facciamo sempre in sinergia con altre forze dell'ordine o con la Capitaneria di Porto e con la Guardia Costiera, perché noi ci preoccupiamo dell'ambito del Comune di Napoli, perché noi abbiamo competenza sulle strade, sulle arterie che sono di proprietà del Comune di Napoli. Sulle aree demaniali non abbiamo competenza. Le immagini che noi H24 su in città ci preoccupiamo, noi dell'infortunistica statale e degli incidenti. Ebbene, all'interno dell'area portuale noi non li rileviamo noi perché non è competenza nostra, così come lo spazio antistante gli aliscafi dove parcheggiano anche le autovetture, noi non abbiamo la facoltà di fare verbali perché le autovetture che parcheggiano male ci pensa per esempio in quel caso la Guardia di Finanza. Le faccio un altro esempio, l'istmo di Nisida. Purtroppo ci sono degli ambiti in cui noi non siamo competenti perché noi abbiamo la stessa funzione e attribuzione delle altre forze di polizia, ma circoscritti all'ambito del Comune di Napoli. Non possiamo andare oltre, a meno che non ci siano delle attività, per esempio info-investigative, che alle volte veniamo delegati dalla Procura della Repubblica, in quel caso possiamo fare queste attività anche fuori comune, ma sono casi ben limitati e vanno autorizzati.
Noi la salutiamo, ci rivedremo a settembre perché ci sarà una pausa estiva anche per noi e naturalmente a settembre faremo il punto su quanto è accaduto ad agosto. Intanto buon lavoro e grazie, arrivederci. Grazie a tutti voi, arrivederci. Il turismo è un settore da assolutamente supportare in questo momento di grande crisi dovuta alla pandemia. La Camera di Commercio scende in campo. Iniziative a sostegno del turismo destagionalizzato che si concretizzeranno in un intervento da 18,5 milioni di euro, suddiviso in due bandi camerali, sono stati illustrati dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, nel corso di un incontro che si è tenuto nel Salone delle Grida dell'Ente, a cui hanno preso parte anche numerosi sindaci delle aree di Napoli e provincia interessati all'iniziativa e imprenditori del settore, sono state descritte le attività a sostegno. Immediato il plauso delle categorie interessate, come sottolineato dagli imprenditori Antonino Della Notte, Elena Leonessa e Roberto Laringe. Con questa iniziativa si riconferma che la nuova governance della Camera di Commercio è vicino alle imprese, ma particolarmente questa volta si è voluto dare sostegno alle imprese alberghiere della ristorazione che tanto hanno subito in questi ultimi mesi. Questa iniziativa comporterà, speriamo, un aumento delle prenotazioni, consentendo a persone che magari avevano un'idea di restare un giorno, due giorni, tre giorni e magari anche qualche giorno in più nelle nostre isole e nei nostri posti turistici. Rendere in realtà maggiormente fruibile il territorio, perché più notti di soggiorno consentono una migliore vivibilità dello stesso. Il Presidente Fiola ha evidenziato le modalità con le quali si realizzerà l'intervento. 18 milioni e mezzo di euro insieme ai turisti e non solo. Gli imprenditori si sono autotassati del 33% della cifra, il resto lo mette la Camera di Commercio basato su due bandi. Uno sulla terza notte, ma siamo andati oltre. Per coinvolgere la maggior parte dei settori del turismo abbiamo fatto in modo che tutto il comparto della somministrazione potesse entrare in questo progetto. E non ci siamo fermati qua, visto che i contagi continuano ad aumentare, la paura delle persone, eccetera, Union Camere Nazionale attraverso le Camere di Commercio ha pensato bene a far formare i dipendenti di tutto il settore turistico per dare maggiore sicurezza ai turisti che arriveranno. Attraverso l'azienda speciale Si Impresa, la Camera di Commercio ha avviato anche una campagna di comunicazione sul portale www.visititali.eu, premiato come miglior portale d'Europa per il turismo. Siamo in collegamento con l'assessore giovani al patrimonio, alla Polizia Municipale e non solo del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Salve assessore, grazie per essere qui con noi in collegamento anche oggi. Ben trovata. Salve, salve, ben trovati, grazie. Allora, io comincerei con quello che ha rappresentato il tormentone per 10 mesi, la riapertura della Galleria Vittoria, un nodo fondamentale per la viabilità cittadina. Forse possiamo dire che ci siamo per quanto riguarda l'inizio dei lavori? Lunedì 2 agosto parte la cantierizzazione a cura di ANAS e nelle ultime ore infatti abbiamo provveduto agli atti amministrativi della consegna del cantiere, ovvero dal Comune di Napoli all'ANAS e ANAS alla ditta che è stata individuata in un loro accordo quadro. 10 mesi, quindi sono consapevole dell'enorme disagio, la grande difficoltà che ha vissuto la città rispetto a un qualcosa di imprevedibile, perché non si erano mai registrati dei problemi di caduta di pannelli all'interno della galleria. Dall'altro lato però la determinazione di fare un lavoro per non vivere tra qualche mese o magari tra un anno il déjà vu, ovvero un lavoro che ora vede 2 milioni di euro per un comune senza risorse impegnati, e di questo voglio ringraziare ovviamente tutta la macchina amministrativa, un progetto esecutivo per 2 milioni di euro che non è come rifare un muretto, è un'opera molto complessa e quindi voglio ringraziare il direttore lavori, ed ora il numero uno nel paese, ovvero ANAS, il gruppo che fa parte anche di Ferrovie dello Stato, che si prenderà carico e cura di questa sfida con un cantiere che parte lunedì e che ci consegnerà dopo 120 giorni lavorativi,
Questi sono i tempi che ci ha consegnato ANAS, la galleria di nuovo riaperta al traffico. Nel frattempo noi cosa abbiamo chiesto? Ora io già sono in contatto con le associazioni di categoria, come la Confcommercio, che ringrazio, per immaginare da settembre dei dispositivi di viabilità coraggiosi, perché noi dobbiamo dare la prova di andare incontro alle esigenze della città, e soprattutto sono anche soddisfatta, i turni di lavoro saranno anche serali, non ci fermeremo nel mese di agosto, si lavorerà quindi anche di notte, e questa sarà quindi una grande prova di forza delle maestranze che fanno anche grandi il paese, con il gruppo ANAS, il gruppo Ferrovie dello Stato e Comune di Napoli, e ovviamente oggi la menzione va agli uffici tecnici, perché il compito della politica è stato quello di dare la priorità dello stanziamento delle risorse, e quindi noi abbiamo trovato e individuato 2 milioni di euro che ora sono la priorità per consentire alle maestranze di partire col cantiere, di fare bene, e ovviamente vigileremo su tutta l'opera. Assessore, cosa risponde a chi l'accusa dei ritardi per quanto riguarda l'inizio dei lavori in galleria, individuando delle sue personali responsabilità? La politica non può, e per fortuna non incide mai negli ambiti tecnici, questo viene dalle normative dell'anticorruzione. La politica ha il compito di stanziare le risorse, e quindi oggi nel momento in cui non ci fossero stati questi 2 milioni di euro, sicuramente noi avremmo vissuto un grave giudizio politico e ce lo saremmo meritato. I tempi tecnici dei lavori pubblici vengono dati da normative pubbliche, vengono date dalle realizzazioni dei progetti esecutivi, c'è stata anche un'interlocuzione con la magistratura legata al sequestro e poi al dissequestro, e noi abbiamo profuso ogni impegno per chiedere ai tecnici, anche qualche volta forse pressando un po' troppo, di guadagnare minuti, giornate, nottate, per fare quanto prima, perché abbiamo sentito che dovevamo essere interpreti di una politica che diceva nei tavoli tecnici ciò che sente la città, ovvero di fare prima, ma di fare bene e di fare in sicurezza. Quindi insomma lei si sente serena da questo punto di vista, pensa appunto che ha messo in campo tutte le energie possibili. Ritorna un'altra buona notizia, ritorna in parte balneabile anche il mare cittadino dopo lo stop alla balneazione della settimana scorsa a causa dei rilevamenti che avevano portato in evidenza un alto inquinamento. Ritorna in parte balneabile, e devo menzionare l'importante lavoro della collega di giunta, la professoressa Maria Francesca Menna, perché lei, responsabile in modo molto attento, si sta prodigando nelle interlocuzioni con l'ARPAC per restituirci mezz'ora in mezz'ora lo stato della situazione, con il coinvolgimento ovviamente di tutte le autorità competenti. Questo è il nostro ultimo collegamento all'interno dei telegiornali, poi ci sarà la pausa estiva, ritorneremo naturalmente a settembre con la nostra informazione. Le volevo chiedere, lei è sempre decisa a dimettersi, quando ci sarà la presentazione ufficiale delle candidature per le elezioni a sindaco? Sappiamo che lei è candidata a sindaco per la città di Napoli per le prossime amministrative. Sono intenzionata a interrompere un periodo che è stato importante della mia vita, di grande formazione, di grande gavetta, in un ruolo, il ruolo di assessore. Lo devo fare, lo voglio fare al momento delle presentazioni delle liste, quando ci saranno le date del voto o nel primo momento utile rispetto al prevalente impegno per la città, perché ora inizia una pagina nuova. Una pagina dove mi presento da sola, con una squadra, candidata sindaco di questa città, una pagina quindi che deve essere caratterizzata da una campagna elettorale che deve mettere al centro non il potere e il mettersi d'accordo a tutti i costi per vincere, anche se si è tanto diversi, come vedo che sta accadendo negli altri schieramenti politici, ma una pagina della città che deve mettere al centro il programma, ed è per questo che io presenterò anche una squadra di garanti, 3 persone autonome e molto anche stimate nella città, che saranno i garanti liberi e severi anche nei confronti della sottoscritta per l'attuazione del programma, che ora nel mese di settembre sarà il cuore pulsante della campagna elettorale mia e della mia coalizione.
Allora, prima di salutarci, le chiedo di rivolgere ai giovani che ci ascoltano un appello affinché sia un'estate di divertimento, di libertà, ma anche di rigore e di rispetto delle norme anti-Covid. Lei è sempre stata vista come rappresentante, oltre perché aveva la delega come assessore ai giovani, ma perché è giovane e quindi i giovani della nostra città l'hanno sempre in qualche modo seguita. Quindi magari l'appello rivolto da lei può avere un valore aggiunto. Tramite infatti Instagram, i principali social che vengono utilizzati dalle ragazze e ragazzi e tanti anche influencer, lanceremo, Fabiola, e la ringrazio per questa domanda, dei messaggi in questo senso, perché dobbiamo vivere ma dobbiamo difendere i grandi sacrifici fatti, e lo lanceremo come messaggio ai giovani ma a tutti, perché anche i più grandi devono dare l'esempio, e soprattutto ora sarà una estate all'insegna della rinascita, della ripartenza, e farlo in sicurezza tutti è il modo migliore per non vivere delle brutte sorprese nella ripresa poi dopo l'estate a settembre-ottobre. Assessore, noi la ringraziamo per la sua presenza settimanale nei nostri spazi informativi, non si è mai sottratta a nessuna domanda e anche a volte a critiche severe, per questo la ringraziamo, le facciamo un grande in bocca al lupo per la campagna elettorale, naturalmente a settembre seguiremo come seguiremo anche le altre campagne elettorali degli altri candidati. Arrivederci e buon lavoro. Viva il lupo, buona estate a tutti quanti voi, alla redazione di Televomero, a lei Fabiola, grazie. Arrivederci. A tutto teatro è lo slogan di presentazione della nuova stagione teatrale al Teatro Trianon. A tutto teatro, è con questa frase che il Trianon Viviani sintetizza la voglia di ripartire, rilanciando con un ricco programma di attività la stagione 2020-2022. Il cartellone presenta 51 titoli tra spettacoli teatrali, concerti, cicli di conferenze con musica dal vivo, proiezioni, laboratori teatrali, attività di inclusione sociale, nonché il TNT Terremotus Neapolitan Talent, la manifestazione che da gennaio cercherà i talenti più esplosivi che potranno essere inseriti nella compagnia stabile della canzone napoletana. Inaugurazione il 15 ottobre col musical di melodie partenopee Adagio Napoletano, poi a settembre un nuovo allestimento di Tule de Notte, l'apertura delle stanze multimediali per una nuova fruizione del patrimonio musicale e un progetto d'arte e di inclusione sociale, il Teatro delle Persone. La direttrice artistica Marisa Laurito. La stagione speriamo che assolutamente, sicuramente non terminerà, però diciamo che l'incertezza che c'è nel mondo dello spettacolo è ancora molto forte. Io ieri ho avuto la disdetta di una compagnia molto importante a cui io tenevo moltissimo, perché purtroppo è un periodo ancora, ahimè, molto poco sicuro. Però io vi voglio far vedere il nostro cartellone nuovo, guarda qua, c'è un grammofono, ovviamente la musica è la cosa che ci contraddistingue, e poi ci sono una marea di frecce agli archi, perché quest'anno inaugureremo gli archivi e quindi avremo la stanza della memoria, la stanza delle meraviglie della canzone napoletana, che è in questo piccolissimo museo virtuale ma che sarà una chicca del nostro teatro, tutto naturalmente in collaborazione con Scabec, che ringrazio moltissimo, e ne approfitto per ringraziare sempre anche la Regione Campania e il nostro presidente De Luca, che è molto vicino alla cultura. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, arrivederci e continuate a seguire i nostri programmi.